No, sto già registrando, proprio taglio. Allora, Beniamino, queste le settimane passate ci sono state ben tre commissioni per il discorso del piano casa. Martedì c'è il consiglio comunale. Allora, ci dai un po' di valutazione rispetto alla legge, quella che aveva fatto Berlusconi sul piano casa, poi c'è la legge regionale, c'era stata anche la delibera ai tempi nostri, diciamo così. Adesso la nuova amministrazione ha approntato una nuova delibera. E hai qualche, diciamo, indicazione da dare? Farai emendamenti? Farete emendamenti? Cosa, voi PDL cosa fate? Allora, praticamente abbiamo un provvedimento che è una delibera di giunta su un provvedimento nazionale e regionale. Ci sono tre questioni importanti da sottolineare in premessa. La prima è che si può ampliare sul costruito e quindi si risparmia terreno, e questa è una cosa fondamentale ed eccezionale della legge Berlusconi. La seconda, si dà la possibilità con la legge regionale di incentivare i materiali di qualità nel risparmio energetico. E terzo, che si può andare in deroga a quelle che sono le norme urbanistiche comunali, come il piano regolatore, l'NTA, oppure il regolamento edilizio. E queste sono tre cose fondamentali per la città. Il provvedimento della delibera di giunta che stiamo discutendo in itinere, diciamo, è molto restrittiva rispetto alle cinque delibere fatte dalla precedente amministrazione. E quindi noi presenteremo degli emendamenti e cercheremo di concordarle con la maggioranza, perché vogliamo che passino, rispetto ad alcune situazioni. Primo, esistono 264 atti in istruttoria che mancano magari solo di firma o che sono quasi completate, che cambiando con la nuova delibera in forma più restrittiva andrebbero ad avere a perdere il loro senso e verrebbero, dopo la sospensione, a decadere, quindi si dovrebbero ripresentare con vincoli e quindi con minore interesse da parte dei nostri concittadini o dei nostri imprenditori. E quindi noi faremo un emendamento per dire: salviamo perlomeno tutte quelle pratiche che sono state presentate prima dell'8 luglio, che ha visto la nuova legge regionale che è andata a modificare e a far decadere le vecchie delibere. Secondo, la questione di dire: ma se il piano regolatore prevede permessi di costruire e l'ampliamento del piano casa prevede delle DIA, è possibile che si possa solo fare per permessi di costruire entrambi gli ampliamenti e non con delle DIA? Terzo, le distanze. Abbiamo la necessità di dire alla Giunta che esistono delle condizioni migliorative, cioè le distanze dalla strada sono 5 metri di norma. Andiamo in deroga, perché se esiste una vecchia casa condonata o una vecchia casa costruita ai confini con la strada, se uno si arretra anche di un metro è una condizione migliorativa. Quindi il piano casa, se uno la demolisce per rifarla più ampia, potrebbe prevedere che nel miglioramento della qualità urbana, anche se un metro e quindi non è 5 metri perché non lo può fare, la demolisce, perché inseriamo un emendamento tale per cui si dica che anche chi migliora le condizioni esistenti, andando in deroga quindi a quelle che sono le distanze, può passare. Tra l'altro abbiamo anche una condizione duplice, questa, quella dei parcheggi di standard. Se parliamo di ampliamento e quindi di costruzioni nel costruito, le nostre zone B e le zone C del piano regolatore, così come sono state create dagli anni 60 in poi, mancano, cioè si lamenta un po' la mancanza degli standard dei parcheggi e del verde. Quindi è inutile pensare di non monetizzare appieno gli ampliamenti, altrimenti uno non amplia. E qua magari si può anche dare una critica nel dire: si favorisce chi fa nuove costruzioni, perché se io sono padre di due figli, il mio ampliamento mi consente di fare due unità abitative in più, non posso monetizzarle, perché con questa delibera dà la condizione di monetizzare solo un'unità abitativa, e se ne hai da fare due non puoi monetizzare neanche la prima. Quindi io dico, e quindi deve reperire standard per due parcheggi, due posti auto per le due unità abitative. Ci spieghi, scusa, almeno cos'è la monetizzazione? Allora, praticamente si dice che cosa? Io non posso reperire parcheggi nell'arco di 300 metri, allora si può fare un emendamento di almeno 600 metri. Se faccio però un'unità abitativa, monetizzo, cioè quanto può costare un parcheggio, un posto auto? 25.000 euro, vuol dire che se ci sono 100 pratiche o 1.000 pratiche da fare, da monetizzare,
il comune introita dei soldi per dopo costruire dei posti pubblici, dei silos, degli interrati o dei parcheggi a raso, e quindi quelli saranno a disposizione della città e anche di chi costruisce nuove unità abitative in ampliamento delle proprie abitazioni. Ti faccio una domanda, scusa se ti interrompo. Sì. Questa delibera ha competenza anche sul centro storico? No, questa delibera non ha competenza sul centro storico per il semplice fatto che la legge regionale dice che entro il 30 novembre i comuni possono deliberare sul centro storico. Se non lo fanno si applica piano casa. Se si fanno si danno dei criteri applicativi del piano casa con dei dettami o dei vincoli che dà l'amministrazione comunale, come è giusto che sia, perché comunque il centro storico è un tessuto più delicato e quindi va più tutelato rispetto magari ad altri centri non storici, quindi di periferia o addirittura di campagna. Per tornare alla questione della monetizzazione, questa delibera dice che se fai un ampliamento di un'unità abitativa puoi monetizzarla, se ne fai due devi reperire due posti auto. Se ne fai più di due, ovviamente più posti auto. Noi non li troviamo sicuramente nel nostro tessuto urbano e quindi secondo me si va a penalizzare il piano casa. Per quanto riguarda le attività ricettive turistiche, esiste già una legge che è la 1444, oltre che la 122, mi pare, che dà il calcolo per i parcheggi degli alberghi. Però è anche vero che se io faccio un parcheggio a un chilometro e con i bus navetta faccio un servizio, o con le concessioni demaniali in cui ci sono tanti parcheggi faccio delle convenzioni, faremo un emendamento per dire introduciamo per gli alberghi la possibilità di ampliare, ma non con il calcolo della superficie netta di pavimento, ma della copertura, superficie di copertura, e quindi potremo avere degli ampliamenti dei parcheggi e delle convenzioni. Proprio perché parlo di questi alberghi, perché ci sono già tantissime pratiche degli alberghi con le vecchie delibere, quella del 3 marzo del 2010, che permetteva la possibilità di ampliare. Con la nuova delibera vuol dire che le 264 pratiche vanno a decadere e nessuno le riproporrà con i vincoli nuovi. Questo è un danno comunale alle casse comunali. Non c'entra con l'intervento, meno male che qua bisogna fare 10 km all'ora. Sì, infatti, guarda, la viabilità, vedo che i cartelli ci sono, ma la gente corre con il ponte delle musichiere. Vabbè, insomma, staremo a vedere, tornando a bomba martedì, insomma, cosa succede. Beh, ci rivedremo magari con i videoascoltatori dopo il consiglio comunale, perché comunque io ho intenzione di collaborare con la maggioranza e perorare queste cause con il buon senso e cercare di farmi approvare questi emendamenti, una decina per carità, non di più, anche perché sentendo i tecnici, i cittadini e gli imprenditori, più o meno sono le stesse le problematiche. Grazie a te, ciao.